Però c'è una cosa che... carnevalesco, la lasagna di San Biagio, che differisce dall'altra per assenza di besciamella. Andiamo ai secondi piatti, signor Francesco. Sì, i secondi piatti abbiamo un scottatissimo del di Venezia. Facciamo un confine, se c'è Veneto Friuli. Tra l'altro ti ringrazio perché i miei concittadini ti saranno sicuramente grati. No, perché mi paesino. Piace, quando dico no, questo cosa vuol dire, no, io sono di Legnano, provincia di Milano. Martellata, cioè. E sta a allora, 100 grammi maggiore. Poi sei, hai lasciato quelli di grattacieli di Toronto che sei trovato in un piccolo paesino. Magari ha detto mille, una sola mille. E poi se c'è un altro mille, un po' fatta a Marrakech, dello stupido, dove hai avuto un di cucina e il mio paese. Minacciato la sorella, quando esco di galera la faccio pagare al tuo marito. Nel centro storico di Azz. Che hanno fermato un senegalese durante un controllo e sono stati presi a calcio e pugni da una folla inferocita. E la seconda aggressione alle forze dell'ordine in pochi giorni. Cristina Carboschi. Un po' pericoloso, un po' sì, però mai è successo, io sono qui 2-3 anni, però un po' pericoloso. E il secondo episodio in pochi giorni. Prima di Natale 8 finanzieri erano stati aggrediti e feriti nella zona turistica del porto Attivo. Va. Operazione di salvataggio ad alto rischio nella miniera di gesso frannata ieri. C'è il rischio di nuovi crolli. I soccorritori riescono a tirare fuori uno dopo l'altro 11 minatori sui 29 rimasti intrappolati e non disperano di mettere in salvo anche gli altri. La miniera si trova nella regione dello Shandong, nord-est della Cina. È stata una forte scossa di terremoto a causare l'incidente. L'aridità umana invece all'origine della frana. Ma più simpatico su quest'area industriale di Shenzhen il 20 dicembre. Oggi cerimonia funebre davanti a quella che è la tomba collettiva delle 70 vittime della tragedia. La commissione d'inchiesta istituita dal governo ha appurato che a franare è stata una discarica di terra di riporto. La società che la gestiva ha continuato ad accumulare detriti nonostante la licenza fosse scaduta.